Ciao ragazzi, è appena uscito un nuovo ennesimo trailer finale di Attack on Titan Final Season. Ma va bene così, siamo tutti in hype. Speriamo non vadano a spoilerare troppo quello che accadrà. Io personalmente ho già letto il manga, quindi so cosa aspettarmi da questo finale, ma non so cosa aspettarmi da questo trailer, perché dura 1:30, dura più dei soliti, che erano di circa 30 secondi. Quindi vediamo se spoilerano qualcosa, perché hanno già spoilerato un po' troppo, secondo me. Lo dico più che altro perché ha visto solo l'anime e non sa bene cosa aspettarsi. Ma prima di vedere il trailer, quando uscirà? Il 4 novembre, manca praticamente solo una settimana al finale di Attack on Titan. E sì, state tranquilli, non c'è bisogno di fare più i soliti meme, stavolta finisce per davvero. Poi magari annunciano qualcos'altro che non c'entra con la serie principale, infatti si vocifera che vogliono fare degli spin-off. Però, di certo, l'adattamento del manga verrà completato con questo film. E sì, perché anche se ufficialmente un episodio speciale, in verità è un film. Ragazzi, questo durerà 1 ora e mezza, quindi anche più lungo dello scorso. Ma mi sono rotto le palle, andiamo a vedere il trailer. Vai, vediamo. Voci di Zik. Gigantoni. Aia. Mamma, che bella la trasformazione. Non è male. I ricordi passati, perché questo è Levi. Lui che combatte in condizioni terribili, anche troppo bene. Belle le animazioni qua, belle. Oh, bella la musica, CGI niente male sui giganti. No, è molto frenetico, mi piace. Guarda come si muovono. Belli sti effetti. Oh, guarda che bello Eren così, mamma mia. Quella scena poi già mi è venuta in mente. Ho capito qual è il momento. Bello. Bello, questo sì che è un trailer, non tutta quella roba che abbiamo visto fino a mo', eh. Bello. Ah. Anche se queste frasi qui, boh, io non dico nulla, però. Allora, cosa possiamo dire di bello riguardo questo trailer? Direi un po' tutto, perché la musica è fighissima, hanno unito un po' di soundtrack di Attack on Titan che abbiamo sempre ascoltato in un modo ancora più epico e figo, più imponente, più colossale. Vediamo per bene tutto questo campo di battaglia in cui si menano e, come vedete, gran parte dell'episodio si terrà qui, perché questo è il luogo dello scontro finale. Poi, ovviamente, ci sarà anche qualcosa che verrà dopo per concludere definitivamente la storia. Quello che posso dirvi è che i colori mi piacciono un sacco, ho visto alcuni effetti visivi veramente belli. Le animazioni ci sono, dei vari personaggi che svolazzano qua e là. L'unica cosa che posso anche dirvi è che comunque percepisco ancora una volta che purtroppo Attack on Titan è stato lasciato un po' in disparte rispetto ad altri progetti di mappa, come Jujutsu Kaisen, come Chainsaw Man. Insomma, hanno realizzato con molta più cura quegli anime lì, piuttosto che un'opera tanto importante come Attack on Titan. L'abbiamo visto fin dalla Final Season, che nonostante fosse ben fatta, comunque aveva tanti limiti tecnici. Quando dico Final Season intendo ovviamente la prima parte di 16 puntate. Però diciamo che bene o male qui manterranno la stessa qualità del primo special, che comunque era veramente ottima. Non posso dire di non aver notato alcuni still frame, quindi dei momenti in cui non c'è una reale animazione, ma il personaggio magari fa credere che ci sia il movimento, ma non è stato animato. Però ci credo anche, perché sono veramente tante scene di combattimento e non è che possono farle tutte quante super super dinamiche. Se no, sti poveri animatori, sappiamo già che fine stanno facendo. Attack on Titan ha avuto veramente una produzione disastrosa. Ed è veramente un miracolo quello che sono riusciti a fare, perché se andiamo a vedere nel suo complesso l'intera serie di Attack on Titan fin dalla prima stagione, se uno se la va a rivedere tutta quanta adesso non noterà chissà quali grandi problemi tecnici, anzi anche tante scene veramente incredibili. Ma noi che invece sappiamo bene cosa è successo all'interno di Studio Mappa in questi anni per realizzare quello che hanno fatto, un risultato del genere è comunque tanta tanta roba. Poi comunque diamo tempo al tempo, vediamo effettivamente questo film se sarà così bello come sembra, e io non vedo l'ora, perché sì, per molti questo finale, sapete bene che non è il massimo, per alcuni lettori del manga non è stato il massimo, per me invece è stato veramente un ottimo finale, coerente con l'opera, ma di certo non un finale che ha voluto osare portare ad uno step superiore l'opera, non qualcosa di rivoluzionario in cui l'autore ha detto oh, magari adesso voglio fare una cosa folle che nessuno ha mai fatto. No, non ha fatto questo, ma va benissimo così. Meglio andare sul sicuro piuttosto che creare un finale che magari poi non ha senso, sì, magari sconvolge ma non ha senso. Detto questo ragazzi, datemi un po' la vostra opinione al riguardo, lasciate un bel mi piace per tutti. Vi ringrazio per il video.